Torna il genio fiorentino, celebrazione della grandezza del territorio fiorentino. Bretella Barberino incisa, una strada necessaria per risolvere i problemi di traffico anche nei paesi. City Cibo, la provincia finanzia una nuova iniziativa del Banco Alimentare. Sta per cominciare il genio fiorentino. Vogliamo spiegare cos'è a chi ancora non lo conosce? Può sembrare strano che lo dica un politico, ma il genio fiorentino è proprio un atto d'amore verso Firenze, verso la provincia di Firenze. Se ci pensate, la nostra terra, la terra della provincia di Firenze, è quella che ha dato i natali o ha visto crescere ai più grandi geni della storia dell'umanità, da Leonardo a Brunelleschi, da Michelangelo a Machiavelli, a chi ha inventato il telefono come Meucci o il motore a scoppio. Tante sono dunque le grandi caratteristiche dei personaggi che hanno vissuto e che sono nati e morti a Firenze. Noi vogliamo con questo gesto come amministratori dire che a Firenze vogliamo tanto bene. Siamo convinti che per amministrare questa terra bisogna innanzitutto amarla e che nel ricordare la grande storia che ha animato da Palazzuolo sul Senio a Fucecchio, da Figline a Campi Bisenzio, siamo anche convinti però che non si possa semplicemente ricordare, ma si debba costruire il futuro. Il motto di quest'anno è: le idee non fanno paura a chi ne ha. Ogni anno scegliamo un motto, scegliamo una frase. L'anno scorso era una frase di Leonardo da Vinci, triste quel discepolo che non sorpassa, che non avanza al suo maestro. 2 anni fa la famosa frase di Dante, fatti non foste a vivere come bruti. Quest'anno abbiamo scelto un personaggio che è molto fiorentino, forse un po' meno genio, vale a dire Vasco Pratolini. E in una delle sue opere Pratolini dice appunto: le idee non fanno paura a chi ne ha. Le idee non fanno paura a chi ne ha significa che dobbiamo in qualche misura mettersi in gioco, ragionare, discutere, tirare fuori le idee vincenti. E credo che questo debba arrivare dall'arte contemporanea alla musica, dalla storia alla politica, dall'economia alle scelte che riguardano il futuro di questo territorio. Quindi il genio fiorentino non è solo un programma culturale, certo, il genio fiorentino ha la pretesa di riflettere insieme ai cittadini su quale deve essere il nostro in qualche misura impatto col mondo. Firenze fa bene al mondo, questa è la vera verità che esce dall'analisi della nostra storia, ma anche di quello che dobbiamo dare oggi. Ma in questo far bene al mondo abbiamo bisogno di mettersi in discussione. Noi non possiamo continuare a stare a aspettare e a vivere sui nostri gloriosi fasti del passato. Dobbiamo costruire una realtà, un territorio sempre più capace di dire la propria in un contesto molto complesso, molto difficile, che è quello del mondo globalizzato. E questo è in qualche misura l'obiettivo del genio fiorentino: ricordare sì gli aspetti culturali, ma anche riflettere, ragionare, discutere. Perché no? Litigare. Firenze è una terra che ha sempre litigato tanto. L'importante è litigare bene e soprattutto dal litigio trovare le modalità per crescere, non per continuare a fare risse di quartiere. Come inizierà il genio fiorentino? Il 12 maggio al Teatro Verdi ci sarà un evento un po' particolare, perché presenteremo tutti gli appuntamenti del genio fiorentino. Ma nel presentare tutti gli appuntamenti, da Lucio Dalla che interpreterà Benvenuto Cellini, alla moda, all'innovazione, al telefono, alle visite notturne nelle chiese, che è una delle caratteristiche più belle e più affascinanti che in questo momento possiamo avere per vivere la notte a Firenze, ma anche gli appuntamenti per in qualche misura crescere dal punto di vista culturale. Però il 12 maggio, prima ancora che la presentazione di una carrellata di eventi, ci sarà l'occasione per mettersi in gioco, per discutere di quali sono le idee che fanno paura oggi, in qualche misura per uscire dagli eventi del genio fiorentino con una consapevolezza maggiore di essere fiorentini, con un orgoglio maggiore di appartenere a questa storia, con la felicità di chi dice: noi siamo cittadini, non siamo semplicemente spettatori, noi apparteniamo a una delle più grandi storie che l'umanità potesse immaginare, e abbiamo voglia però non soltanto di fare l'elenco del nostro passato, non soltanto di leggere le cronache di ciò che è avvenuto, abbiamo voglia di scrivere tutti insieme una pagina ancora più bella e ancora più affascinante. Possiamo dire allora che il genio è una festa per i cittadini, aperta anche ai turisti? Non la definirei una festa, è un'opportunità per i cittadini, è un modo per mettersi in gioco, in discussione. Ma in questo naturalmente guarda i turisti non vengono da noi perché siamo bellini, i turisti vengono da noi perché abbiamo una straordinaria storia che va raccontata, che va valorizzata. Questo è il motivo per cui oggi i turisti sono comunque così numerosi a Firenze. Poi sul turismo occorre avere la capacità di farlo diventare sempre di più un fenomeno industriale e sempre meno un problema per la città, ma questo è una sfida complessiva che affronteremo anche durante il genio fiorentino, ma non solo durante il genio fiorentino. Caro Presidente, abito nel Mugello e amo questo territorio.
Ho letto le sue dichiarazioni a favore della bretella. Personalmente invece sono contrario. Il nostro è un equilibrio ambientale delicato. Una nuova strada rischierebbe di rovinarlo. Io capisco che un cittadino del Mugello possa non essere d'accordo, anche se in realtà la stiamo parlando di una strada, la Barberino Incisa, che tocca soltanto parzialmente il Mugello, perché tocca soprattutto la Val di Sieve e in parte il Val d'Arno. Però diciamoci le cose come stanno. Sono anni che sappiamo che il traffico sta stritolando tutta la nostra provincia. Il governo nazionale ha deciso di fare un raddoppio della strada che va tra Firenze e Bologna, la cosiddetta variante di Valico, per cui a Barberino tra qualche anno arriveranno 6 corsie e 2 autostrade. Tutte queste macchine, tutti questi camion, tutti questi tir passano dalla Piana Fiorentina, da Firenze, Firenze Nord, Firenze Sud e poi arrivano a Incisa. Esiste lo spazio, c'è un progetto vecchio di tanti anni, un progetto da migliorare, da fare sempre più ambientalmente sostenibile, che prevede la possibilità di tagliare da Barberino a Incisa e quindi di liberare tutto il percorso per i pendolari che tutte le mattine dal Val d'Arno arrivano a Firenze, dal Mugello arrivano a Firenze e anche ovviamente per i cittadini della città di Firenze, tutto il tratto che va da Barberino a Incisa. È un'opera di cui tutti affermano la necessità e che qualcuno vuol fare subito, e qualcun altro dice, beh, la faremo tra qualche anno. Siccome in Italia per fare le opere pubbliche ci vogliono anni e anni e anni, non discutiamo di che cosa fare per l'ennesima volta. Discutiamo di farla bene. Mettiamo tutte le garanzie, le compensazioni. Oggi la Barberino Incisa c'è già, perché tanti camion e tante macchine, quando arrivano a Barberino e trovano bloccato, e purtroppo accade sempre più spesso, prendono la statale, scendono giù per i paesi del Mugello, della Val di Sieve e del Val d'Arno, e arrivano a Incisa per entrare in autostrada e raggiungere Roma. Questo è un dramma, anche perché oggi alcuni paesi, in particolar modo Rufina e Dicomano, non hanno la circonvallazione. I camion passano in mezzo al paese. Allora, diciamoci le cose come stanno. La bretella Barberino Incisa, a mio avviso, serve. Serve subito, è importante. È una strada che va fatta bene, con tutte le garanzie ambientali, ma è la strada che salva Firenze e dà finalmente a Firenze quella circonvallazione di cui questa città ha bisogno, che salva la provincia e i pendolari che tutte le mattine, basta vedere il bollettino delle autostrade, passano ore e ore in coda prima di arrivare al loro posto di lavoro, e in qualche modo può diventare una straordinaria opportunità per la Val di Sieve e il Mugello, perché se fatta bene, se fatta con tutte le garanzie ambientali, se fatta con le compensazioni nelle strade che ancora mancano in quel territorio, può diventare un fattore di crescita economico. Io credo che bisogna non avere ideologia, e soprattutto la politica oggi deve fare le cose, non si può continuare a chiacchierare e basta. E per questo, siccome abbiamo dimostrato in passato di saper fare le cose o comunque di provarci con grande determinazione, io credo che sia arrivato il momento di smettere una discussione ideologica e dire salviamo Firenze, diamo una circonvallazione a Firenze, aiutiamo e salviamo i tantissimi pendolari del Val d'Arno e del Mugello e apriamo una stagione nuova in cui anziché chiacchierare si fa. Caro Presidente, ho visto che avete finanziato una nuova iniziativa del Banco Alimentare, Siti Cibo. Ma non ho capito bene da dove verranno presi gli alimenti. Non è più davanti ai supermercati? C'è un'associazione importante che è il Banco Alimentare che da anni lavora nella raccolta di cibo. Talvolta lo fa una volta all'anno davanti ai supermercati, altre volte va nelle mense delle scuole e adesso anche nelle mense delle aziende, recupera il cibo avanzato e lo distribuisce a chi ne ha bisogno, che sono sempre di più perché si fa tanta fatica ad arrivare alla fine del mese e oggi non ci sono più i poveri di una volta, come si potrebbe dire. Cioè sta cambiando anche il livello della povertà. Tante persone in più si avvicinano alle mense della Caritas o delle strutture a questo dedicate. Allora noi cosa abbiamo detto? Siccome nelle mense aziendali, nelle mense delle scuole, tante volte avanza un sacco di roba, non la buttiamo via. Siamo capaci di fare un gesto concreto di solidarietà e anche di rispetto verso chi ha meno. Grazie agli straordinari volontari del Banco Alimentare, con un protocollo d'intesa firmato con la provincia e quindi con un contributo economico che la provincia dà, noi potremo dare la capacità di recuperare cibo dalle mense. Quindi l'educazione a chi lavora e soprattutto ai bambini delle scuole, che non bisogna buttare via e scippare il cibo, che è una cosa molto importante, molto bella e molto seria, e contemporaneamente offrire fino a un massimo di 1.000 pasti, di 1.000 cene a chi ne ha bisogno, in strutture convenzionate, dalla Misericordia di Rifredi alle scelte delle varie associazioni che su tutto il territorio provinciale il Banco Alimentare serve. È un gesto che dedichiamo in memoria di un consigliere provinciale scomparso, Graziano Grazzini, che mi pare sia un gesto concreto e immediato di attenzione e di solidarietà.